Pozzero, con la regione e con la città di Torino, per dare delle regole a queste infrastrutture. Per regolamentare, città metropolitana ha firmato oggi il protocollo d'intesa sul verde urbano, che è un protocollo elaborato con il Ministero dell'Ambiente, la Regione Piemonte e la città di Torino. L'obiettivo è quello di applicare in senso pratico i criteri contenuti per esempio nella Carta di Bologna, che la città metropolitana di Torino ha firmato, in attuazione di tutta una serie di obiettivi europei di tutela dell'ambiente più in generale e più in particolare di valorizzazione dei servizi ecosistemici, della biodiversità e anche del verde urbano di una città come Torino. In questo caso oggi abbiamo inaugurato una nuova area, un nuovo bosco urbano realizzato da FTP, quindi con un contributo totalmente di un privato, diciamo come compensazione dei diritti di carbonio. La città metropolitana ha elaborato anche altri progetti similari due anni fa presso il comune di Chieri e presso il comune di Azeglio. In quel caso la società era Lega Ambiente a zero CO2 e di queste cose si parlerà anche in un convegno che ci sarà il 20 di giugno presso il Ministero a Roma. Questo discorso si collega pienamente con le politiche della città metropolitana e dei progetti a cui partecipa per esempio Corona Verde, che è un progetto della Regione Piemonte con la cabina di regia di Città Metropolitana. Sono dei lavori qui di riforestazione urbana condotti privato e pubblico con molta maestria in un quartiere che aveva bisogno di questo verde curato in questi termini. Sono tutte essenze del Piemonte, quindi sono essenze forestali, essenze arbustive che coltivano la bellezza. Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente, era giusto inaugurare questo parco e questa sperimentazione di foresta urbana proprio oggi, perché significa che tanti piccoli gesti, tante piccole azioni concretizzano la voglia di cambiare il nostro sistema di vivere e il nostro sistema di stare in città. Questa è una bella cosa per la città di Torino e per il Piemonte. E non sempre vediamo invece il verde, come stiamo facendo oggi, come un elemento di rigenerazione urbana e sociale di uno spazio pubblico.